Ieri siamo entrati nell'episodio evangelico in cui il centurione, questo soldato romano pagano, chiede al Signore di salvare il suo servo, che ama di un amore particolare, ma senza bisogno che lui vada a casa sua, perché lui non è degno di accogliere il Signore. E gli dice: basta che tu dici una parola e il mio servo sarà guarito. Bene, gli evangelisti ci fanno capire come Gesù resta meravigliato della fede di quest'uomo. È talmente meravigliato, e guardate che Gesù poche volte nel Vangelo è meravigliato della fede e degli atteggiamenti degli altri, perché Gesù, come dice la Scrittura, conosce il cuore di ogni uomo. Ma è qui è talmente meravigliato che dice: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E in quel momento il servo venne guarito, senza che Gesù entra nella casa del centurione romano. Vedete, la fede vera è fondata sulla parola di Gesù. E questo ce lo insegna questo centurione romano, ripeto, un pagano. Un centurione che non ha mai conosciuto direttamente Gesù, ma che ne ha sentito parlare come di un uomo buono, saggio, di un maestro, di un profeta. E Gesù loda questa fede e lo accontenta. Il centurione romano ha quello che in alcuni casi dovremmo avere noi credenti, che in alcuni casi dovrebbe essere la nostra fede. Il centurione romano ci richiama la fede vera della Chiesa. Qual è la fede vera della Chiesa? E in cosa noi crediamo? Noi crediamo nella potenza della parola. È dalla parola che nasce la fede, ci ricorda il Vangelo. Una parola viva però, non è una parola fatta di retorica, ma una parola viva, efficace, perché quella parola è una persona, che è Gesù, il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio. Ed è una fede che non è legata alla presenza di Gesù, nel senso che va al di là dell'assenza di Gesù, perché noi sappiamo che Gesù è vivo e vero, è in mezzo a noi. È nel sacramento dell'Eucaristia, agisce nei sacramenti, è nei poveri, che è la carne di Gesù Cristo, e in ogni uomo onesto, buono, e in ogni uomo che ama gli altri e che spesso, pur non essendo un cristiano, e pur non conoscendo Gesù, e pur non conoscendo le beatitudini, vive le beatitudini. Noi crediamo nella potenza di Gesù, nella parola, nella potenza della parola di Gesù. Ed è questa potenza che spinge il centurione a chiedere appunto al Signore di guarire il suo servo. Il centurione sta vivendo una situazione di sofferenza ed è normale anche per noi che quando viviamo un momento di sofferenza, noi possiamo chiedere al Signore, è nella sofferenza che noi possiamo incontrare il Signore, e incontrando il Signore noi incontriamo l'amore che è Cristo, l'amore che è potente. Sant'Agostino, commentando il brano della donna adultera, dice che la miseria e la misericordia a un certo punto si sono incontrati. Ecco, applicandolo a noi potremmo dire che dove c'è la sofferenza, dove c'è la miseria e la fragilità dell'uomo, c'è sempre l'incontro con la misericordia del Signore. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!